Eccoci di nuovo in studio. Tra l'altro salutiamo anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo su Radio Stella Città, sui 101 e 2 dell'antica e storica radio cittadina. E, se Sonia Bertino è pronta al touchscreen, vediamo in concreto qualche pagina Sì, del portale del Comune di abbiamo Civitavecchia. soltanto un piccolo problema tecnico che risolvo subito. Allora, intanto mentre questo è il bello della diretta, come si diceva una volta. Dicevamo, il protocollo con le poste, quindi il passo finale successivo sarà quello di poter arrivare, come dice Bill Gates dice un computer per ogni scrivania, un certificato per ogni computer da casa, diciamo. Quella è una cosa, ma secondo lei è realizzabile in tempi concreti e accettabili, oppure per Civitavecchia ci sarà ancora da aspettare? Ci sono comuni virtuosi, soprattutto dell'Emilia Romagna, dove mi sembra che questa sia una pratica già comune da qualche tempo. Ecco, intanto ecco, stiamo vedendo cosa fare per, questo è il vademecum, Sì, diciamo così, sì, acquedotto, ecco, per sì, sì. attivare un'utenza idrica, quindi l'attivo del contratto, una voltura, un aumento o una diminuzione di un'utenza, poi discarichi di somme iscritte a ruolo e non dovute, rimborso di somme versate e non dovute per il servizio Abbiamo idrico. poi cercato, diciamo, di individuare le principali aree tematiche del comune, non di utilizzare invece il modello della struttura organizzativa, perché le strutture organizzative solitamente sono legate, diciamo, alle amministrazioni, quindi alle esperienze amministrative, e tendono, diciamo, a cambiare nel corso degli anni. Invece le macro aree, diciamo, di competenza riguardo le Ecco, funzioni a credo voler sia essere fondamentale. maliziosi, faccio un po' l'avvocato del diavolo, mi consenta, come direbbe Prego. qualcuno, diciamo, ecco, visto che qui Sonia Bertino ha scelto, credo casualmente, l'acquedotto, verrebbe da dire che poi a fronte, ecco, di servizi così specifici e aggiornati, il Comune ha da contraltare una riorganizzazione da fare, ad esempio, di tutto il servizio delle entrate, a quanto pare, visto che ci sono difficoltà anche soltanto per fatturarlo il servizio idrico. Diciamo, c'è da equilibrare questi aspetti o no? Abbiamo registrato sicuramente un periodo di difficoltà riguardo soprattutto l'idrico. Adesso abbiamo recuperato i problemi che ci sono stati e il servizio adesso è Fatturando 23 stato. mesi mi sembra di competenza tutti insieme, tra l'altro. Credo che siano possibili E le rateizzazioni, rateazioni, sì. eccetera. Quindi è evidente che si tratta di un ufficio, secondo me, potenzialmente straordinariamente importante in futuro, perché con i tagli che il governo sostanzialmente ha deciso negli ultimi anni, per le ragioni che sappiamo, Se non si recuperano le se non entrate, si o quantomeno recuperano non le si fatturano, perché entrate. qui non si parla di Tra evasione, ma l'altro, addirittura di mancata capacità di fatturazione, quindi siamo proprio ancora un passo indietro. la legge ci impone peraltro di operare in questa direzione, perché ai comuni dà la possibilità di poter trovare, diciamo, trarre giovamento dal recupero dell'evasione, dalle entrate, eccetera. Tra l'altro sta cambiando completamente anche l'architettura, diciamo, del sistema tributario degli enti locali alla luce del federalismo fiscale, quindi questo deve essere, secondo me, un ufficio da potenziare, da professionalizzare, insomma, e quindi da implementare. È evidente che il tema dell'idrico è un tema che va molto al di là poi dell'aspetto, diciamo, della fatturazione. Il servizio idrico, Certo, questo era per un aspetto, come insomma, che è però era lampante, organizzato, insomma, credo ecco. che necessiti, insomma, di una riflessione che va al di là anche degli schieramenti sulla effettiva possibilità che rimanga in una gestione in economia, o se forse è meglio, come dire, procedere al passaggio in Acerato 2, perché complessivamente è un servizio che grava, diciamo, sul bilancio comunale in maniera negativa, e quindi determinando uno squilibrio Anche se lì significativo. poi c'è da chiarire quale sarà il futuro degli stessi ATO, visto che A dovrebbero questo, anche a loro volta essere sciolti, mi sembra, in base all'ultima normativa. come si dice, la situazione è fluida, quindi su questo è necessario, diciamo, come dire, vista la situazione, C'è poi l'esito aspettare referendario e che incide tergiversare. ancora sulla possibilità appunto di esternalizzare Sì, di ci sono fatto il alcuni servizio, comuni, quindi. credo che qualche giorno fa leggevo Napoli, che addirittura ha scelto il percorso opposto, cioè di riportare nella gestione economia un servizio invece affidato all'esterno. È evidente che, fotografando la realtà del comune di Civitavecchia e soprattutto della necessità degli investimenti richiesti, per come è organizzato il comune e per le risorse disponibili ad oggi, è una sfida molto impegnativa e difficile. E quella Ecco. soluzione, forse, se fosse stata fatta qualche tempo fa, avrebbe, secondo me, dato dei risultati migliori in termini di qualità del servizio, e anche forse potenzialmente in futuro anche sul piano tariffario. Ecco, per ora diciamo che il dato di fatto è che
cessione del 60% di HCS che è in atto, mi sembra sia stato tolta la parte Sì, idrica, quindi sì, rispetto sì. all'impostazione iniziale. È Quindi stato scorporato il servizio idrico alla luce peraltro dell'articolo 4 del decreto 138, che poi è la manovra quella di agosto che riprendeva sostanzialmente il contenuto del 23 bis, che dà la possibilità di poter vendere almeno il 40% delle quote delle società dei servizi pubblici locali, tenendo fuori, oltre alle farmacie, anche il servizio idrico alla luce, diciamo, del risultato del referendum. E su questo l'amministrazione sta lavorando, insomma, perché è un obiettivo che ci siamo posti e che dovremmo cercare di conseguire entro la fine del mandato. ecco, quindi dicevamo riorganizzazione di tutta la parte delle entrate del comune, dove forse probabilmente diciamo, c'era stata un'inversione di tendenza rispetto al passato, nel momento in cui gran parte del lavoro dell'ICI era venuto meno e quindi probabilmente anche quell'ufficio era stato un po' sguarnito rispetto anche alle esigenze di dotazione di una mole di lavoro del genere, no? Indubbiamente con la riduzione, diciamo, del lavoro relativamente all'ICI avremmo dovuto, diciamo, meglio favorire, diciamo, il passaggio di personale al servizio, diciamo, idrico, quindi della fatturazione e riscossione. Poi ci sono stati problemi anche di natura tecnica perché a un certo punto credo che il sindaco, specialmente nelle prime fasi del mandato, ha fatto delle ordinanze sindacali che consentiva il non pagamento dell'acqua relativamente ai periodi in cui l'acqua era stata, diciamo, erogata Diciamo inquinata, non diciamo, sì. potabile. Quindi questa cosa ha, come dire, dal punto di vista tecnico e degli applicativi che si utilizzavano, creato dei problemi che hanno, come dire, necessitato, diciamo, del tempo ulteriore. Ecco, dicevamo prima dell'accordo con Poste Italiane, ma non soltanto questo voi avete fatto in questi anni da un punto di vista di organizzazione anche per il buon funzionamento degli uffici. Una delle cose che si imputano, almeno all'esterno, al comune è di avere, questo è poi il senso comune, una grande dotazione organica di personale. Quanti siete Circa adesso? 400 dipendenti. A fronte, facendo un paragone anche con comuni di dimensioni simili a quelle di Civitavecchia, e di avere, questo dice il cittadino, in alcuni servizi delle rese in termini appunto di servizio che vengono definite poco efficienti. In realtà poi ci sono anche altri servizi che invece sono un po' dei fiori agli occhiali, a partire proprio dai servizi anagrafici, che mi sembra siano anche riconosciuti da larga parte della cittadinanza e dell'utenza come Abbiamo avuto dei anche complimenti delle anche. certificazioni per gli servizi anagrafici da parte del Ministero dell'Interno per la qualità del servizio. Tra l'altro lì stiamo partendo anche con la dematerializzazione, quindi su questo è un Quindi non è servizio. solo una percezione proprio No, dell'utenza, che spesso anche alle redazioni, in controtendenza con quanto avviene di solito, perché si tende solo a scrivere quando le cose vanno male, arrivano dei complimenti, sia per la cortesia che per l'efficienza e la competenza del personale che viene impiegato all'anagrafe. Però diciamo, in una situazione complessiva, effettivamente, anche parametri alla mano, facendo anche un po' di benchmark, come lo chiamano gli economisti, ossia di confronti, questo dato per il comune in termini di numerosità del personale ed efficienza e qualità dei servizi erogati, voi avete anche dei report, immagino, degli studi, che dato esce fuori? Adesso non vorrei chiedere all'oste come il vino, insomma, però scattando un po' una fotografia con occhi, per così dire, per quanto possibile, neutrali del comune. l'obiettivo è migliorare, questo sicuramente, perché credo che. E questa è una risposta però da politico, dal politico insomma che è ancora in lei, diciamo, nonostante il ruolo tecnico, Noi visto l'incipit. ci siamo dotati di strumenti di cosiddetta customer satisfaction, quindi abbiamo attivato quest'anno, perché abbiamo fatto un accordo con ANCI, uno strumento per misurare il grado di soddisfazione da parte dei cittadini sui servizi che eroghiamo, e quindi i dati dovrebbero arrivare tra qualche settimana e questi saranno sicuramente interessanti per capire quali sono i servizi su cui dobbiamo appunto migliorare e quelli che invece ci stanno dando dei risultati importanti. Oggettivamente abbiamo una dotazione organica significativa che, come appunto lei diceva, se messa in relazione con altri comuni è molto più pesante, significativa, insomma, che pesa peraltro anche sul bilancio comunale perché è una spesa incomprimibile. Ecco, mediamente comuni con cittadinanze, diciamo popolazioni di 50.000-55.000 abitanti,
quanti dipendenti hanno? Il È dato è variabile perché variabile perché poi dipende dai dipende. servizi che sono Certo. esternalizzati, quelli che sono gestiti in economia, diciamo, diretta o quant'altro. Noi abbiamo fatto per esempio una verifica con Viterbo, che peraltro è anche capoluogo di provincia, e Viterbo ha una dotazione organica di 270-275 dipendenti, Salerno ne ha quasi 300, quindi il comune ci vecchia una dotazione organica, diciamo, importante. Però cioè, non è che possiamo Certo. decidere di farne a meno, dobbiamo Anzi, bisogna valorizzarla, valorizzare, anzi, stavo dobbiamo dicendo. valorizzarla e secondo me dobbiamo incentivare la produttività, che poi è il tema che in questi anni, diciamo, ha caratterizzato la pubblica amministrazione. Da lì parte la famosa riforma Brunetta, il decreto 150 del 2009, che teneva dentro, diciamo, e prevedeva degli strumenti importanti. Dico teneva e prevedeva perché in realtà poi le successive manovre di Tremonti sostanzialmente l'hanno svuotata di contenuto, e quindi è uno strumento che oggi non ha le armi per poter operare. Ma il vero obiettivo è questo, cioè professionalizzare, incentivare la produttività e il merito, e quindi favorire, diciamo, questi tipi, diciamo, di risultati che possono avere, come dire, un riflesso sui servizi che eroghiamo alla città. Perché io quello che vado dicendo spesse volte ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali, che noi poi abbiamo un obiettivo: il commerciante è quello di vendere un prodotto, noi vendiamo i servizi ai nostri utenti, che poi sono, diciamo, gli azionisti della nostra macchina comunale, e quindi dovremmo cercare di renderli al meglio possibile. È una sfida difficile, perché poi molte volte per rendere servizi migliori è necessario avere anche le risorse per poterlo fare, e questo purtroppo è, come dire, l'obiettivo che dobbiamo appunto perseguire. Ad oggi, secondo lei, il comune nel suo complesso, da questo punto di vista, che voto meriterebbe? Una sufficienza, perché credo che ci siano, Stiracchiata, diciamo, perché credo. un 6 stiracchiato. Credo che ci siano settori in cui dovremmo migliorare, soprattutto quelli, io la chiamo il governo della contingenza, come un acuto osservatore, diciamo, alla società italiana, Derita ha ricordato qualche settimana fa sul Corriere della Sera, che ormai, vista la situazione del paese, le amministrazioni si misurano sul governo della contingenza, cioè sulla capacità di dare risposte concrete, diciamo, ed effettive ai bisogni, diciamo, della collettività che si amministra. Ecco, noi dobbiamo migliorare sul versante dei servizi di prossimità. E per questo intendo l'acqua, al di là, diciamo, del tema importante della discussione, cioè quello di garantire l'acqua a tutta la città, di garantirla potabile, la pulizia, il trasporto pubblico, i parcheggi, la viabilità, la sicurezza, che qualche tempo fa non era un problema per Civita Vecchia, che oggi invece è un problema particolarmente avvertito. Ecco, su questi settori dovremmo appunto lavorare con grande solerzia e determinazione, perché il governo di una città non si misura soltanto sulle grandi opere pubbliche, sicuramente hanno, diciamo, una prospettiva, disegnano un'idea di città, di prospettiva, ma si misurano anche sulla capacità di dare risposta al quotidiano. Bene, io ringrazio Simone Giganti, anzi lo Grazie invito fin da ora, quando poi ci saranno magari questi risultati, di a voi. A questo condividerli. monitoraggio, esatto, per poterli condividere anche con la cittadinanza, in questo senso e fare il punto passo passo, fino alla fine quantomeno della legislatura. Io le auguro poi di poter continuare il suo lavoro e comunque di vedere quelli che saranno i risultati in corsa, diciamo, in fieri. Adesso però velocemente con Sonia Bertino vedrei quali sono le notizie principali, collegandoci prima con Civo Online e poi aprendo una finestra brevissima e velocissima sulla situazione nazionale. Sapete che oggi c'è stato il voto alla Camera dei Deputati per quanto riguarda il rendiconto finanziario dello Stato, 308 sono stati i voti ottenuti dalla maggioranza, 8 in meno di quelli che erano necessari, sarebbero stati necessari, vista l'astensione di tutta la minoranza che era annunciata, a mantenere appunto il governo. Se oggi ci fosse stato un voto contrario da parte della minoranza, il governo non avrebbe avuto la fiducia se fosse stata posta la fiducia, e quindi c'è, credo, il Presidente del Consiglio che credo sia salito al Quirinale dal Capo dello Stato, quindi vedremo se ci sono novità in tempo reale, ma partiamo dal locale, velocissimamente. Sì, immediatamente diciamo un contro dell'utilizzare i siti telematici, in particolar modo i social network. Una casalinga di Tarquinia è stata vittima di un inganno telematico. Il suo profilo è stato duplicato e arricchito di immagini di corpi senza testa in posizioni hard. Un caso su cui sta indagando la polizia del luogo. Un grave A incidente. Tarquinio ogni tanto succedono queste cose di questo genere, non è, mi sembra che sia la prima volta, cose simili, diciamo.
Spostandoci un po' verso Roma, abbiamo avuto un incidente sulla Roma Fiumicino all'altezza del chilometro 13 nei pressi dello svincolo Fregene Civitavecchia. La macchina era ferma per un guasto quando è stata colpita da un furgone. L'uomo è morto sul colpo, carbonizzato. Sul posto la polizia stradale sta facendo i rilevamenti del caso. Un incidente gravissimo, un'auto che è esplosa. Ancora una denuncia di furti a San Gordiano. Questa volta ad intervenire non sono soltanto gli abitanti, ma anche Future Libertà, che torna a chiedere all'amministrazione comunale maggiore sicurezza e quindi maggiore vigilanza su questi quartieri. Bene, siamo proprio in ritardissimo, andiamo velocemente sull'ANSA per vedere. La ok della Camera per il rendiconto, solo 308 e sì Berlusconi al Quirinale da Napolitano. Secondo fonti del PDL si troverebbe con il Presidente della Repubblica per un confronto e non per le dimissioni. Bersani, la maggioranza non c'è, il Premier Lasci, non votano 321 deputati. Bossi, Silvio un passo di lato, Alfano Premier. Questa è la sintesi di questa giornata. Grazie a Sonia Bertino, grazie di nuovo a Simone Giganti e a quanti ci hanno seguito la linea al telegiornale. Noi ci vediamo domani alle 19 con Newsroom. Arrivederci.